Oggi annunciamo ufficialmente che ci sarà anche il Parco della Foce, un Parco della Foce di 65.000 metri quadrati con più di 4.000 alberi, quindi Genova avrà record di tutta della parte verde, e quindi ci metteremo anche non solo avere il porto ecosostenibile, ma avere anche il record del verde in città. C'è molto interesse per quanto riguarda ovviamente la parte residenziale, ma c'è anche interesse per quanto riguarda la parte business, cioè per il palasport. Stamattina ho proprio rivisto tutti i progetti e la tempistica per quanto riguarda i canali, che dovremo ovviamente finire in tempo per il prossimo salone, quindi al prossimo salone sono in grado di garantire ora i 400 posti barca in più, quindi vuol dire un salone che è aumentato del 40% da questo punto di vista. Per il 23, come sapete, abbiamo previsto la fine delle costruzioni degli edifici, e per il 24 avremo la fine della torre piloti della Casa della Vela, che sta suscitando, lo dirò oggi, veramente tanto interesse. Gli investimenti su Regione Liguria per farla diventare un hub della nautica vanno avanti da tempo e continueranno da tempo. Qua siamo in uno di quelli, il grande waterfront di Renzo Piano, ma non è solamente questo, ovviamente i lavori sul porto antico con il recupero di NBIC, il nuovo porto di Ventimiglia e poi il miglio blu di Spezia, dove si ospitano le più grandi aziende di produzione del settore, il nuovo porto di Rapallo che è in corso di costruzione. Insomma, sono molti gli investimenti che stiamo facendo, è un momento di espansione del mercato, dobbiamo sfruttarlo al meglio. Quando le cose funzionano c'è sempre bisogno di più, di disponibilità, di spazi, di servizi, e tutto questo è rappresentato dal progetto di Waterfront, che ci allargherà, come dire, le darsene, ci allargherà i servizi a disposizione, i parcheggi, e quindi ci garantirà di poter dare una journey al visitatore, all'espositore perfetta. Ci aspettiamo sicuramente numeri in più, perché se contate che avremo a disposizione oltre 200 posti barca in più rispetto agli attuali, degli spazi come possono essere palasport o area a terra, sicuramente, come dire, daranno l'opportunità al mondo della nautica e al salone nautico di poter crescere ancora di più.